tornato da un'esperienza allucinante dal punto di vista calcistico, ma non soltanto, anche di vita con il Bordeaux, è stato coinvolto nella crisi vera, soprattutto economica, del club sotto la presidenza di Claude Bess. È scappato letteralmente dalla Francia, anche se ha avuto delle proposte da parte del Saint-Étienne, è ritornato a vestire la maglia del PSV Eindhoven, che aveva lasciato non senza qualche polemica, soprattutto si parlava di un difficile rapporto con Spanenburg, ma alla fine il manager Kees Plusma ha avuto la meglio, riportato al Philips Stadion. Vinchi. Evidentemente un'annata gli è bastata, ha pensato bene di andarsene dalla Francia. Podolczyk. Ormai non corrono neanche più, camminano velocemente i polacchi. Ma li lasciano, anche la squadra olandese lascia giocare molto in difesa i polacchi, che poi per non rischiare spesso e volentieri partono con dei lanci lunghi sulle punte per saltare il centrocampo, anche perché il centrocampo è abbastanza folto di giocatori, quindi spazi pochi. Qui ha provato Urban, è stato chiuso in calcio d'angolo da Koeman. Onkyo è qualità musicale assoluta. Onkyo è musica vera. Pronto dalla bandierina Ziober. Ancora centro area sicuro in uscita Van Brokelen. Per un Kieft che arriva al PSV, probabilmente un Van Brokelen che andrà via alla fine di questa stagione, potrebbe concludere la carriera in Inghilterra, dove ha già militato con la maglia del Nottingham Forest. Sarebbe affascinato da un ritorno nella Big League, anche se ha condizioni di vita e professionali ottimali ad Eindhoven, però ha dichiarato più volte, soprattutto durante l'estate, cioè alla fine di questa stagione scadrà il mio contratto col PSV, è un pensierino a tornare in Inghilterra, ha detto Van Brokelen, lo sto facendo seriamente. Calcio d'angolo intanto, se ne è procurato un altro Furtok. Questo è Barry van Aerle, uno dei pochi giocatori prodotti dal vivaio del PSV, anche se ha giocato un anno in Belgio, un prestito all'Anversa. Da tutto Tchaikovsky. Controlla Oistra e non rischia, tocca dietro a Van Brokelen. Coman. Pitschke. Il suo sinistro allarga per la corrente Van Aerle. Oistra, sempre franco bollato da Kubicki, questa volta esagera, commette fallo. I difensori polacchi sono difensori molto arcigni e quindi è difficile riuscire a superarli, sono dei veri e propri segugi. D'altronde, se per l'Olanda deve essere la partita di rifinitura in vista di Olanda-Portogallo, è un po' stata individuata come la partita della ricostruzione per la Polonia, che viene dalla terribile sconfitta, l'avevamo annunciato, sempre in amichevole contro la Francia. Strelau ha detto che dà l'ultima chance ai giocatori che costituiscono il blocco di cui facevamo cenno prima, di questi ultimi mesi, e poi se no si cambia, quindi soprattutto in difesa vige un po' l'italianissimo primo non prenderli. Fermato Urban in fallo laterale. Siamo al 27esimo del primo tempo al Philips Stadion d'Eindhoven, sempre 0-0 in amichevole fra Olanda e Polonia. Sulle mani Naurocki. Tchaikovsky. Ancora verso Vdovsky, che con molta fantasia tocca dietro. Si stanno rischiando sicuramente molto poco. E soprattutto molti fischi. Sì, si incominciano a sentire anche un po' di fischi. Vdovsik. È un po' l'anima di questa squadra, insieme a Ziober. Mi sembra che la Polonia stia poggiando molto sull'asse. Vdovsik, Ziober e Furtok in avanti. Sì, sono forse i giocatori di maggiore esperienza, quindi forse la spina dorsale di questa squadra. Ancora una volta non è stato convocato Darius Jeganowski, attaccante anche lui
del Celtic di Glasgow. Ancora Budovcic, asse di capitano, maglia numero 4, che è andata alla conclusione. Budovcic, 29enne, che invece è un prodotto del vivaio del Legia Varsavia. Provato ancora Hoistra, fermato forse con un fallo, non secondo l'arbitro però. Ecco Budovcic, tipico accompagnamento musicale negli stadi olandesi intanto, degli spalti. Si avvicina la mezz'ora. Van Brokeren protetto da Van Aerle nella sua uscita. Rijkaard. Richard Dicke. Non si intende con Wouters. Lo recupera lo stesso Dicke. Fallo però, dice Monsieur Constantin. E a terra vedete il numero 7, Naurochki. Il rischio di Dicke è quello di rimanere un po' l'eterna promessa. Dopo aver fatto una straordinaria annata due anni fa, già lo scorso anno ha avuto dei problemi a confermarsi, lo ha fatto un po' corrente alternata, quest'anno un po' frastornato da paragoni altisonanti, si parlava già dell'erede della grande Olanda, 6 miliardi per passare al Barcellona ed eccolo qui, insomma il rendimento, il Barcellona non gioca, qui nell'Olanda sta giocando un po' così così. È anche vero, credo che non sia facilissimo evidenziarsi in questa partita. Ma questo forse è vero, però è chiaro che probabilmente si sente un po' carico di responsabilità e questo non lo aiuta a ripetere certe prestazioni come magari ha fatto in passato. Ragazzo giovanissimo, ricordo 21 anni. Un po' l'erede di Arnold Muren nell'Ajax, è proprio Muren che l'ha un po' tenuto a battesimo nella prima squadra, l'ha protetto nei suoi inizi, poi si è ritirato, gli ha lasciato la maglia prestigiosissima, affascinante anche questa, da titolare dell'Ajax. Rijkaard, applausi del pubblico per lui, poi Koeman, toccava in diagonale Gullit. È venuto bene ancora capitano Budovcic. E Ziober non può controllare. Ziober che è stato spostato a destra adesso da Strelau, che ha portato leggermente più avanti Urban. Il problema è che poi non portano avanti il pallone, quindi è tutto inutile. Sì, probabilmente stanno provando a svariare un po' da una fascia all'altra, ma mi sembra che i difensori olandesi non si spostino dalla loro zona e quindi c'è solo un cambio di marcatura. Kit. È buono lo scambio al limite, allarga verso Gullit, parte il cross, Rijkaard, l'ha chiuso Sosinski e poi c'è la conclusione dal limite che termina alta, ha provato proprio Richard Dicke. Probabilmente dovrebbe cercare un po' di più questo genere di giocata, Olanda, creando anche magari qualche mischia, magari con la punta di qualche giocatore che riesce poi a toccare in ultimo la palla e buttarla dentro, altrimenti si rischia di trascinare una partita avanti così, su dei ritmi piuttosto blandi. 32esimo del primo tempo, sempre 0-0 fra Olanda e Polonia, al Philips Stadion di Eindhoven. Quando viene in avanti Sosinski, prova il lancio in profondità ancora verso Ziober, che sfrutta l'indecisione di Blind, ha accennato l'uscita Van Brokeren, poi non ha toccato il pallone, è ritornato precipitosamente nella sua area, parte un tiro deviato e sarà calcio d'angolo per la Polonia, che sta andando avanti un po' affiammato, no Roberto? Sì, si è creata una situazione ora abbastanza pericolosa, mi sembra ci sia stato anche un po' un malinteso tra il difensore e Van Brokeren. E quasi quasi ci scappava un'occasione davvero pericolosa. Questo pasticciaccio. È stato pronto dalla bandierina Kosecki.
Kuman di testa lontana sull'altro colpo di testa che era stato di Furtok, poi Sosinski. Gullit va a sbrogliare la situazione in difesa con molta eleganza, appoggia dietro a Van Brokkelen. Si riparte da Kuman. Scambio con Wouters. Che Wouters sembra un po' fuori dalla manovra. È anche vero che Wouters è più un distruttore di gioco che un costruttore. Sì, di solito però è un giocatore che riesce a, così, a recuperare tante palle e anche distribuirne parecchie. Stasera invece mi sembra effettivamente che entri poco nel gioco. È proprio Wouters che ha lasciato a Rijkaard. Kift che viene a cercarsi i palloni nei pressi del centrocampo. Incrocia Gullit. E poi Bako sul tiro di Vin Kift mette il pallone in calcio d'angolo, il primo intervento serio del portiere polacco. Rivediamo il suo destro, il destro di Kift e la deviazione di Bako in calcio d'angolo. Ha fatto una buona azione centrale Berkan, mi sembra, e poi ha dato una bella palla in verticale a Kift, che è riuscito a sistemarsela bene, ha calciato poi in porta, anche se la distanza era, non era molto ravvicinata, però è stata comunque un'azione pericolosa. La bandierina batte Oistra, tenta di prolungare Gullit, non ci riesce, pallone che arriva comunque a Kuman che riapre Oistra, pronto il cross, è stato Setsik ad allontanare, poi Sosinski e c'è il fallo, il calcio di punizione in favore dei polacchi. Onkyo è qualità musicale assoluta, Onkyo è musica vera. Sta cercando l'Olanda di tenere la squadra abbastanza corta e per necessità proprio di trovare qualche pallone giocabile, visto come Gullit e lo stesso Kift stiano rientrando moltissimo verso il centrocampo. Stupisce che stiano cercando meno di quanto non facevano all'inizio invece le fasce laterali gli olandesi. Sì, infatti, del resto anche la squadra polacca è abbastanza corta, quindi questo costringe spesso e volentieri gli attaccanti olandesi a ritornare indietro, quindi trovarsi con le spalle alla porta. Ci riprova la Polonia con Wdowczyk. Alla parte opposta c'è Kubicki. Sosinski, versione playmaker, è andato al lancio. L'anticipo di Danny Blind su Zilber. Bicke cercava Rijkaard, l'hanno fermato in due, ma arriva Kuman, tocca malissimo. È una fase di gioco un po' così arrangiata, ci sono diversi sbagli da entrambe le parti, probabilmente mancano i giocatori che chiamano la palla in profondità, si cerca poco la profondità e quindi automaticamente le squadre rimangono corte, non si allungano mai, gli spazi rimangono stretti, per cui le giocate sono sempre più difficili. Rimessa di Kubicki, Urban riapre, certo che la Polonia non collabora moltissimo allo spettacolo di questa gara. Beh, chiaramente è una squadra che sa benissimo di essere inferiore sotto il profilo tecnico e quindi aspetta un po' gli olandesi, probabilmente ha anche ragione, perché se c'è una squadra che forse deve rischiare qualcosa di fare più giocando anche in casa è l'Olanda. Il lancio di Wdowczyk, esce Van Brokkelen di testa. Comunque già due o tre volte sono riusciti con dei lanci lunghi a saltare il centrocampo e anche a far arrivare un giocatore molto vicino alla porta. Attenzione a Zilber, serie di finte, poi con il destro va al cross. Ha liberato però la difesa degli arancioni. Sono pronti a ripartire. Cercano finalmente un'azione in verticale. Bergkamp va via in agilità all'ultimo uomo che era Sosinski, che riesce a toccare dietro a Bako. È stato molto bravo Sosinski a rimediare una situazione che si stava facendo un po' complicata. Se ha spazio questo Bergkamp, lanciato un po' in velocità. Sì, sicuramente un giocatore che non ha il passo rapido, però in progressione riesce ad essere pericoloso. E ancora una volta Sepskik non rischia nulla, tocca dietro a Bako. Si riparte da Wdowczyk. È entrato ancora una volta duro Wouters,
Questo è un po' il Bautas che conosciamo, no? Che entra sulle caviglie degli avversari. Degli scontri abbastanza decisi. Tra l'altro Bautas è stato al centro di una clamorosa offerta del PSV Eindhoven, lui capitano dell'Ajax. È sembrato veramente sul punto di cambiare bandiera in ogni senso, direi, per quanto concerne il campionato olandese. Ha rischiato di innescare una miccia pericolosa, soprattutto per quella che è adesso la situazione delle tifoserie in Olanda. Poi ha confermato che resterà capitano dell'Ajax, confermando il contratto che ha fino al 1994, ha avuto però quello che voleva, ovvero sia un ritocco dello stipendio. Gullit intanto provava ad andarsene, sono costretti a fermarlo con un fallo. Ma giocatori come Wouters, giocatori che sono un po' le bandiere di certe squadre, è chiaramente difficile poter passare in altri club, soprattutto per club, in club dove c'è una certa rivalità, e quindi credo che abbia fatto una scelta. Una domanda probabilmente retorica a un professionista, giocatore di valore internazionale quale sei, ma esistono ancora le bandiere nel calcio? Ma sicuramente ci sono dei giocatori che hanno un passato trascorso in una squadra di diversi anni, quindi trasferirsi e andare in altri club non è così facile come magari per altri, anche se chiaramente ognuno poi fa un po' i suoi calcoli e i suoi interessi, come è giusto che sia, però per certi giocatori è comunque più difficile. Urban intanto è andato a fermare Rijkaard sul calcio di punizione battuto da Vicke, che non riesce a liberare sotto pressione Bedovcic, concede la rimessa agli olandesi. Gullit. Sembra che Ruud si stia muovendo un po' di più, stia spaziando anche un po' al centro, cercando qualche spazio forse più largo. Tu sai, Roberto, che devi parlare bene di Gullit e di Rijkaard, perché noi tagliamo la cassetta a Milanello quando arriva. Quindi rischio grosso. Attenzione, attenzione. Beh, ma non è comunque difficile parlare bene. E qui è intervenuto, scegliendo il tempo giusto per liberare il numero 3, Šetšić, che ha un cognome complicatissimo, però in questo caso direi che è stato un posto giusto. Mamma mia. Di lingua. Qui vediamo Rinus Michels di spalle, il primo con l'impermeabile da sinistra, 62enne, tornato CT della nazionale da poco più di un anno, il primo settembre del 90, dopo tutta la vicenda di Thijs Liebrechts, licenziato con causa da parte della federazione. Si dice che lo spogliatoio, i grandi senatori dell'Olanda non lo volessero come selezionatore, insomma è stato a furor di popolo richiamato Michels, che rappresenta un po' la storia del calcio olandese, lui di fatto l'inventore del calcio totale, lui l'artefice del grande Ajax. Ricordo, vice campione del mondo nel 74, campione europeo nell'88, questo per quanto concerne il suo ruolino di marcia con la nazionale. Sì, è uno di quegli allenatori che dà l'impressione di riuscire. Attenzione, intanto l'Olanda in avanti ed è costretto a salvarsi quasi sulla linea la Polonia, aveva provato ancora Dennis Bergkamp. Sì, aveva stoppato una gran bella palla, però non è riuscito poi a sistemarsela bene per concludere l'azione e ha cercato poi di rimetterla al centro. Era buono il lancio di Koeman, direi che il fattore tecnico importante di questa azione era il lancio di Koeman, più sì, che i controlli. Sicuramente ha fatto un ottimo lancio, malgrado c'è stato un lancio fatto da notevole distanza, è riuscito a mettere fuori tempo il difensore e quindi ha permesso all'attaccante olandese di arrivare alla conclusione. Quasi, parte Gullit. Cerca di dare più ritmo adesso in questo finale l'Olanda, questo ci fa ben sperare soprattutto per la ripresa. E intanto l'arbitro ha qualcosa da dire a Sosinski. Pareo di aver commesso l'ennesimo fallo ai danni di Vinkieft. C'è un giocatore molto deciso, però mi sembra anche molto corretto. Koeman offside, nettissimo. Stavolta riesce la tattica del fuorigioco, proprio Kieft pescato in posizione irregolare. Dicevamo di Michels che dopo l'Ajax e il Barcellona, con cui ha ottenuto buoni risultati con i club, e dopo il grande passato con la nazionale, qualche problema l'ho avuto più di recente, direi, con il Colonia prima e poi con il Bayer Leverkusen, dove di fatto aveva fallito dopo la grande esperienza vittoriosa agli europei dell'88. Era rimasto in Germania con il Bayer Leverkusen e poi è stato allontanato dalla guida tecnica
della squadra della Spirina, come qualcuno la definisce in Germania, però è ritornato alla grande, direi, in virtù soprattutto del suo passato alla guida della nazionale. Sì, dicevo prima, mi dà l'impressione di essere uno di quegli allenatori che riesce a creare un buon gruppo, un buon spogliatoio, e credo che sia una prerogativa questa molto importante. Poi non posso discutere le sue qualità tecniche, sicuramente quelle saranno buone, anche perché se l'hanno rivoluto un po' a furor di popolo, perché chiaramente dà certe garanzie. Adesso il pubblico sta contestando apertamente i polacchi, non mi sento onestamente di potergli dar torto, e incita ancora di più i propri beniamini. Hoistra, Wouters, poi Rijkaard. Preferisce allargare, trova Gullit. Punta Bdovcik, va sul fondo, cerca spazio per il cross, si dimentica però di farlo. Un minuto, come vedete, è stato un falso rimpallo della palla, e gli è toccata sulla gamba sinistra, sulla gamba d'appoggio. Poverino, gli saranno venuti gli incubi del Meazza a proposito di falsi rimbalzi. Beh, no, non tocchiamo questo discorso. Sentite i fischi che coprono i giocatori polacchi. Stanno un po' esasperando il pubblico di Eindhoven, anche in considerazione del fatto che si tratta di un amichevole. Quadrato Richard Bitschke, l'ha detto, il nuovo golden boy del calcio olandese. Oggi manca l'altra grande speranza del futuro, ovvero sia Brian Roy, colored anche lui dell'Ajax. Si va a vedere Oistra, il cross, Gullit arriva con un attimo di ritardo. È ancora un bel traversone dalla sinistra, riesce a mettere delle palle molto, molto buone. L'arbitro manda tutti gli spogliatoi a meditare un po' su questo primo tempo, un primo tempo che ha offerto degli spunti tecnici e tattici, direi abbastanza, che si è risvegliato nel finale. Il risultato è 0-0 per quanto concerne i primi 5 minuti di gioco, che un po' crescere nel secondo tempo. L'arbitro, vedete qui Michels, che deve assolutamente vedere qualcosa, soprattutto in prospettiva futura. Tre squadre che sono gli spogliatoi, direi che la linea può andare alla regia. Noi torneremo a collegarci anche durante l'intervallo qui con lo studio, con il mio ospite Roberto Donadoni. Ecco qui il duo milanista. Se prima ho visto due giocatori dell'Ajax a colloquio, qui vediamo un Gullit molto concentrato, molto impegnato in queste sue vesti di capitano, no? Sembra che stiano spiegando un pochettino su certe situazioni tattiche. Speriamo che riescano a trovare la soluzione giusta. Ecco Roberto, adesso ti metto sulla panchina dell'Olanda. Tatticamente una mossa che si può individuare per questo secondo tempo, visto l'avversario, cioè stante la Polonia. Ma non è facile, sicuramente. Forse, come dicevo prima, dovrebbero cercare un po' di più la profondità e così allungare un po' la difesa avversaria per trovare maggiori spazi e quindi consentire ai centrocampisti di potersi infilare nel mezzo con degli inserimenti pericolosi. Ci siamo intanto, è rientrata in campo anche la Polonia, tutti disposti, pronti per il calcio d'avvio del secondo tempo. Risultato sempre di 0-0 tra Olanda e Polonia qui al Philips Stadion di Eindhoven. Questa amichevole l'ultima per l'Olanda in vista del grande appuntamento del 16 ottobre, dove naturalmente Tele2 sarà presente. Partita contro il Portogallo che dovrebbe giocarsi ad Amsterdam, allo Stadio Olimpico di Amsterdam. Monsieur Constantin, l'arbitro belga della partita, dà il segnale di inizio del secondo tempo. E qui vediamo subito un'Olanda reattiva con Gullit che ruba palla, poi Oistra. Rijkaard, giocato di sponda su Danny Blind, pressato, si fa rubare il pallone da Furtok, va via l'attaccante dell'Hamburgo, ora prova a chiuderlo Koeman, attende l'arrivo di Ziober, il destro, alto. È stata un'azione abbastanza pericolosa anche questa, peccato che non sia riuscito a dare la palla più in profondità a Ziober, altrimenti poteva già andare prima alla conclusione.
riparte da Van Brokelen. Abbiamo visto prima in chiusura Koeman nel ruolo di libero. Parlavo nell'ultima telecronaca, quella tra Siviglia e Barcellona, di un Koeman tutto sommato migliorato nel ruolo di libero, chiude dando meno grattacapi ai suoi compagni di reparto. Spesso si è discusso se può fare il libero, se lo fa realmente in una squadra di una certa importanza. Ma Koeman è un giocatore di grosse qualità sicuramente, mi sembra più portato a costruire gioco in fase di interdizione, in fase di chiusura ha sempre avuto qualche limite, però chiaramente col passare del tempo la famosa esperienza, no? L'esperienza aiuta e quindi è sicuramente migliorato anche in questo. Sosinski, una Polonia che vi ricordo inserita nel gruppo eliminatorio dell'Inghilterra, dell'Eire e della Turchia, una Polonia che a livello matematico avrebbe ancora le chance di poter staccare il biglietto per Svezia 92, ma sono quelle famose possibilità matematiche cui non crede poi mai nessuno, neanche i protagonisti stessi. Mette al centro intanto un buon pallone Gullit, ma la Polonia si difende ancora con Wdowczyk, autentica colonna difensiva di questa Polonia. E purtroppo sulla destra non riescono gli olandesi a raggiungere con una certa facilità il fondo, quindi mettere quelle palle da tre quarti campo manca Van Schip. Gullit non è sicuramente inferiore a Van Schip, però chiudono molto bene i difensori, raddoppiano spesso, per cui non consentono di raggiungere veramente il fondo. Vedevo manca Van Schip perché nell'ultima partita dell'Olanda c'era stato proprio un interscambio continuo fra Gullit e Van Schip, e tutto sommato proprio da quella zona del campo erano venuti i problemi maggiori per la difesa avversaria. Qui intanto prova Kosecki dalla parte opposta, viene chiuso in calcio d'angolo nel primo tiro dalla bandierina per la Polonia nella ripresa, cade al terzo minuto, risultato sempre di 0-0. È Kosecki stesso che va a battere il corner nella cattiva o buona, non so, abitudine di creare sempre dei paragoni. Kosecki, che abbiamo visto con la maglia numero 7, che vediamo con la maglia numero 7, definito il nuovo Boniek del panorama polacco. Quanto può far causa Zbigniew Boniek a chi ha fatto questo paragone? Non spetta a me dirlo, certo che fare paragoni con questi grossi campioni è sempre difficile, comunque bisogna solo dimostrarlo e soltanto il tempo potrà dire se sarà all'altezza di Boniek. Sempre con azione molto ragionata la Polonia. Sosinski, zio perché lascia Wdowczyk. E tra i fischi ancora il retropassaggio per Bacco. È andato a pressare con successo Rijkaard, aiutato anche da Gullit. Per me che resta Urban però. Eccolo Strzelał, l'allenatore della formazione polacca. Strzelał che ha allenato anche in Grecia in passato il Larissa, ricordo 49enne allenatore che ha sostituito Wojciech Lazarek per volere del presidente della federazione, una decisione assolutamente autonoma ma irrevocabile. Stracciato il contratto con Lazarek, al suo posto Strzelał, che aveva anche un passo importante con la nazionale polacca come secondo di Gorski, che era l'artefice della grande nazionale polacca degli anni 70, quella dei Deina, dei Tomaszewski, tanto per citare un paio di nomi. Lato, una grossa squadra, è un grande passato, adesso cerca di rinverdirlo lo stesso Strzelał come selezionatore unico. Ricordo che Kazimir Gorski, ex CT appunto di quella nazionale miracolo, è adesso capo comitiva stasera stessa al Philips Stadion di Eindhoven, un po' come guida carismatica, un punto di riferimento comunque la nazionale polacca. Sempre a terra intanto il numero 3 Szczęsny si rialza, ha guadagnato i suoi buoni 1-2 minuti, no, forse qualcosina in meno, ma comunque tra il tempo perso per il fallo di Rijkaard e rialzarsi si continua con l'ostruzionismo per i polacchi. Cercano queste
rimesse lunghe, questi rinvii lunghi del portiere proprio per evitare di correre rischi in difesa. Vedovsic prova ancora, Furtok cercava di far da sponda per Ziober. Può ripartire l'Olanda. Koeman